La zona omogenea 10 sta affrontando questo momento di difficoltà in modo molto, molto unito. La collaborazione tra i sindaci è veramente esemplare. I casi accertati non superano il centinaio ed in particolare alcune zone, alcuni comuni sono fortunatamente stati non sono stati toccati. Faccio l'esempio di Caluso che ad oggi, pur essendo uno dei due grandi centri insieme a Chivasso della zona 10, non è stato toccato. Le iniziative sono state varie dal punto di vista per poter stare vicino il più possibile ai cittadini e sono andate appunto soprattutto nell'ottica di dare loro un servizio per poter approvvigionarsi, per esempio, in caso di quarantena. Attraverso l'aiuto di volontari e delle strutture del comune. Certo, ci sono stati e stiamo riscontrando grandi difficoltà nel percepire, nel recepire tutte le direttive, di riuscire in qualche modo giornalmente a trasformarle in azioni. Abbiamo difficoltà nella capacità e nella possibilità, soprattutto nelle zone collinari, come le nostre, di avere un buon servizio di internet che consenta lo smart work e lo studio. Ci sono molte difficoltà che, devo dire, come ho detto all'inizio, sono state superate soprattutto grazie alla buona volontà e anche alla grande collaborazione dei sindaci, che hanno dovuto trovarsi di fronte ad una situazione nuova e con pochissimi strumenti. Speriamo di riuscire ad uscirne molto presto e di continuare anche dopo questa grande collaborazione.